Amici di Chiacchiere da Rally con la nostra sesta puntata, questa volta interamente dedicata alla 37esima edizione del Rally Lana. In studio con me, come sempre, Fabio Boggione. Ciao e bentornato. Ciao Diana, bentornata anche a te a questo appuntamento. Un'edizione del Rally Lana che si è disputata lo scorso venerdì e sabato in quel di Biella. 95 le vetture iscritte e che ha visto tanti colpi di scena sino all'ultimo, con la vittoria poi di Mattia Pizzi e Luca Simonini, che nel rush finale sono riusciti a strappare la leadership a colui che ha dimostrato di dominare la scena, sì, dall'inizio, dalle prime battute, ossia di Ivan Carmellino, navigato come sempre da Elio Girone. Anche perché il protagonista, diciamo, colui che era tanto atteso di casa, ossia Corrado Pinzano, purtroppo non è riuscito a partire a causa della rottura dell'idroguida, proprio prima dell'inizio della prima speciale. Spiace per Corrado, perché comunque è reduce da un anno comunque ricco di soddisfazioni. È stato molto competitivo, è riuscito comunque a trovare una sua firma, no, in questo campionato. E ricordiamo appunto che il 36 italiano rally, esatto. Il Rally Lana era la quinta prova valida per il TIR. Nuovo neonato TIR, vecchio CIRA, di essere dedicato all'asfalto. Comunque è Corrado, come dicevamo, è un pilota che si è riuscito, insomma, a creare una sua firma, no, in questo campionato, e credo che proprio a casa sua, dove ricordiamo è riuscito negli anni passati, no, a regalare delle prestazioni fenomenali, specialmente sulla prova di Europa, ricordiamo delle gare dove è riuscito a mettersi indietro dei personaggi di un certo spicco. Come anche Simone Campedelli, ricordiamo. Insomma, quindi credo che il rammarico per lui sia tanto, ma credo allo stesso tempo che, vista la sua esperienza, la sua capacità, tornerà, penso, a breve per ritornare in pista anche in quel campionato che comunque l'ha visto protagonista. Dispiaciuto anche perché aveva un coefficiente alto, era 1,75 coefficiente di questa gara ed era anche l'unico protagonista del TIR, quindi avrebbe potuto mettere, anche perché secondo in classifica, avrebbe potuto dare, agguantare sicuramente, sì, il primo sì, sicuramente. Terzo classificato assoluto, ricordiamo che anche colui che continua a detenere la testa del CRZ, perché il Rally Lana era valido anche come quinta prova del campionato della Coppa Rally di zona 1, ossia Eddie Chantre e navigato da Massimiliano Bai, che sono riusciti, hanno conquistato il terzo gradino del podio. Sì, Elvis continua questo suo percorso che lo vede impegnato a più riprese, insomma, non solo nella zona 2 ma anche nella zona 1, e credo che questa cosa lo porterà fino alla fine, e speriamo possa anche regalargli qualche sorpresa alla finale del Lanterna, la finale che lui ha vinto a Modena, poi ha fatto qualche risultato, ma credo quest'anno speri vivamente di tornare a alzare le mani del gradino più alto del podio alle finali. Quindi sicuramente sarà un percorso che lo porterà sia per la zona 1 che per la zona 2 alle finali nazionali, e poi lì si vedrà, insomma. Però è da dire che è uno dei migliori protagonisti della scena nazionale nella Coppa Rally. Ivan Carmellino, protagonista appunto fino alla penultima prova alle Oche, dove ha avuto un problema meccanico appunto che ha ritardato la sua partenza e gli ha fatto perdere quasi oltre un minuto di vantaggio che aveva appunto su Pizzi, esatto, e sugli avversari, e purtroppo si è dovuto accontentare mi permetto solo una battuta su Ivan, perché credo che comunque la precedente apparizione sia a Valle Orsolane che poi a Castiglione aveva dimostrato di
valere molto, ma di capitalizzare quello che in questi anni aveva dimostrato, ovvero lo conoscevamo perché da sempre è stato il re del ghiaccio sui fondi a bassa aderenza, è sempre stato uno di quelli che sì, ha fatto incantare con le proprie prestazioni, soprattutto per la spettacolarità, ha usato diverse vetture, avevano la pista a casa propria, a Riva Valdoppi, insomma credo che questo abbia agevolato negli anni, no, il fatto di saper guidare in certe condizioni e poi essere oggi nella famiglia dei Relli, quella di Andrea Crognola, che salutiamo e che credo possa essere quell'input in più a cercare sempre il limite nelle prestazioni e onora lui per quello che sta facendo quest'anno. E adesso presentiamo gli ospiti di questa puntata che sono venuti a trovarci, protagonisti appunto del Rally Lana. Andrea Grammatico, ciao, benvenuto. Ciao, e Michela Vettas. Ciao, grazie. Ciao, grazie. E Andrea, 12° assoluto, una prestazione incredibile, sei stato fortissimo e hai dimostrato appunto una grande maturità anche nella guida su queste prove che poi sono prove storiche. Come ti sei trovato? Ma diciamo che per me, come tutte le gare di quest'anno, a parte il Castiglione, sono tutte una prima volta. Quindi l'affronto tutte cercando di prendere tutto il meglio da queste prove, sia per una questione di proprio di gara, ma per una questione anche di crescita. Il Lana ci ha messo a dura prova, partendo già dalla prova notturna, che per me, oltre a essere una novità assoluta, la prova notturna mi ha emozionato, devo dire la verità. E poi anche le prove del giorno dopo, per esempio Loche, che è stata una prova che per me è difficile, perché sporca, rotta e molto impegnativa. Quindi no, devo dire che sono contento del risultato ottenuto. Abbiamo gestito la gara, penso, molto bene. Il risultato più di questo non potevo fare, perché ho preferito riuscire a portare a casa la gara in modo pulito, però devo dire che ci ha fatto crescere molto. Sì, no, Andrea credo stia seguendo un percorso molto definito. È già diverse gare che lo vediamo davanti, è già diverse gare che comunque tra i protagonisti della CRZ. E forse c'è stato solo un piccolo problema a Rally Valle d'Aosta, sì, se non erro, giusto? Sì, assolutamente. Poi però da Castiglione, insomma, c'è stato, sì, diciamo, ci siamo un attimino ristabilizzati, stavamo prendendo un pochino le misure sia noi che anche con la macchina. Certo. Abbiamo avuto purtroppo un problema che abbiamo anche avuto sfortuna di andarci a bloccare, diciamo, sopra un terrapieno, e quindi abbiamo perso 7 minuti. Siamo riusciti a uscire grazie all'aiuto del pubblico, tra altre cose anche di una esperienza brutta, ma nello stesso tempo molto positiva. Però purtroppo la gara si era chiusa con quell'errore. E abbiamo continuato la gara lo stesso, perché a noi quest'anno serve fare veramente tanti chilometri. Certo. Stiamo cercando di farli nel miglior modo possibile, con l'unico obiettivo di crescere. Certo. Prossimo, adesso parlavamo prima, vi fermate un attimo, vi tranquillizzate un attimo. Sì, l'estate si avvicina, sì, anzi siamo in estate. Vediamo un po' di sapore di mare e poi rinizieremo con Rubinetto a settembre. Lasciamo perdere i rally di agosto. Sì, agosto. Troppo caldo. Facciamo una pausa ad agosto. No, quest'anno abbiamo già fatto 4 gare, se non sbaglio. Sono già un bel numero. E anche gare impegnative. Soprattutto gare impegnative. Perché anche Regione Piemonte. Rally di Alba. Certo. Poi ho voluto fare Canelli come prima gara per anche lì prendermi un po' di confidenza con la macchina. Ci siamo confrontati anche con, diciamo, l'altra zona. È stato un confronto molto positivo anche lì. Ma poi una domanda gliela faccio a Andrea. Sì, tanto poi. Perché le due zone hanno due protagonisti ben precisi. Che magari alla finale si ritroveranno anche. Almeno sarà una finale combattuta. Chi lo sa, vabbè.
perché sennò è troppo facile. E visto che abbiamo appunto parlato con Andrea, io manderei in onda le immagini appunto della gara di Andrea e di Simone Maggi. Michela, una gara bellissima e che ti ha già consacrata campionessa regionale Piemonte Valle d'Aosta per la categoria femminile, al tuo primo anno di campionato, quindi un risultato davvero soddisfacente. Assolutamente sì, sono contenta di questo risultato e Rally Lana è stata per me la prima volta a Rally. Quindi anche tu come Andrea era la prima volta. Una gara, come ha detto lui, molto impegnativa, molto tecnica. Io e lo sporco non andiamo molto d'accordo e quindi... E poi era davvero sporca. Esatto, io partivo quasi alla fine, quindi mi sono trovata tutto lo sporco, però l'abbiamo gestita bene e sono contenta del risultato. Più di così nel femminile non potevamo fare perché davanti avevamo la Skoda e il piccolo 106 fa come può. Certo. E mi sono posizionata bene anche tra gli N2. Sicuramente c'è ancora molto da migliorare, da crescere, però diciamo che quest'anno i miglioramenti li abbiamo visti e andiamo in finale. Non era la prima volta nel notturno? Era la prima volta. Era la prima volta? Sì, esatto. E quindi è stata anche... molto... Che emozione, quali emozioni hai provato? Avevo un po' l'ansia, però poi con le fanaliere, fare i bassi è andato tutto molto bene. Sono contenta. Prove tu, è molto la tracciolina, sì, impegnativa. Molto impegnativa. Ho fatto perché hanno delle strade veramente, veramente, veramente stile. Stretta, sì. Però è stato. Specialmente nella zona di Europa, il pubblico di versione era. Sì. C'era un sacco di gente, un sacco di tifo, è stato molto bello, sì. Emozionante. Diciamo che sono delle icone, appunto, un rally iconico, Biella e la sua tradizione, la storia legata comunque ai motori. Biella è una città di quelle che è riuscita a mantenere alta la tradizione, lo dimostra sicuramente con un'edizione meno spumeggiante a livello di iscritti, ma comunque c'è da dire che in un mese hanno avuto due gare, l'anno storico e l'anno moderno, e due gare dove comunque c'è stato un successo di pubblico. Certo. Ciò significa, e bisogna fare un plauso a chi organizza, perché comunque anche con l'amministrazione abbiamo trovato un ottimo accordo, perché comunque non è facile passare due volte in un mese sulle stesse strade. Chiudere le strade non è facile. Anche perché hanno quattro ruote, non ne hanno due, fossero le biciclette, esatto, le chiudiamo quindi, tutte le settimane. Esatto. Onore alla città di Biella. Durante la settimana però le chiudiamo le strade per le gare. Quindi onore alla città di Biella, all'amministrazione e a tutti quelli che ci credono, perché comunque stanno facendo veramente molto bene e devono essere orgogliosi di quello che è. E la gara poi ne è il frutto, voi l'avete provato sulla pelle, come si dice. Rally Lana che poi storicamente passava anche in Canavese. Sì, una gara che aveva uno sbocco. Sconfinava al di là della storia, la storia insegna. Purtroppo ho avuto anche dei momenti un po' difficili, ma poi dopo in qualche modo si è ripreso bene, quello è la cosa importante, esatto. Faccio una domanda ancora a Michela, se certo. possibile. Qua. No, perché so che siete amiche, poi non vorrei. Allora, no, il discorso è questo, cioè è bello avere delle figure come Michela femminili in questo settore, perché riescono a portare un po' di quota rosa che a volte servono anche proprio in un settore come sono i rally. Tu hai utilizzato anche altre macchine, non è la prima, la 106, ma... Ho usato per due gare una 600. Ci sono state delle criticità, visto come equipaggio femminile in generale, nell'affrontare le prove speciali o nell'affrontare qualche dinamica di una gara, cioè alla guida con una ragazza di fianco, insomma, visto che comunque hai sempre corso, adesso corri con Corrado, però hai corso anche con una ragazza, certo. Insomma, ci sono state delle criticità particolari che hai trovato in questo esordio nel mondo delle corse? No. Nel senso, ci siamo sempre, anche se ho corso con Tiziana, e la saluto, ci siamo sempre difese bene, e anche se siamo due ragazze non è assolutamente un problema, anzi.
Ringrazio comunque i miei navigatori, sia Eric Macori che Corrado Curto, che hanno corso con me alle gare successive, e spero di tornare a fare equipaggio rosa totale, totalmente. Forse anche a livello di immagine di effetto è anche qualcosa di migliore avere un equipaggio femminile, però non è differente. È indifferente in realtà, perché comunque è sempre un'emozione, certo. Essere lì è sempre emozionante. No, anche perché dicono sempre che le femmine sono più brave a navigare che i maschi. Sono più precise le femmine. Ma quello. Sì. Sono anche un po' più, si può dire, un po' più stronze, magari si fanno anche ascoltare di più. Tutto il discorso, però è vero che... Bene, adesso quindi mandiamo in onda le immagini di Michele e Corrado. Bentornati in studio, adesso vorrei citare anche gli altri protagonisti del 37esimo Rally Lana. Io mi focalizzerei sulla top 10, quindi dopo i primi tre classificati che abbiamo detto essere Mattia Pizzi e Luca Simonini, Ivan Carmellino ed Elio Tirone in seconda posizione ed Elvis Chantre e Massimiliano Bai in terza, abbiamo in quarta posizione, onorevole posizione, direi una gara strepitosa, di Massimo Marasso e Luca Piedi. Sono stato impressionato anch'io, ma sono contento per Massimo, che tanti anni che comunque corre e ci crede nella Coppa di Zona, in queste determinate gare, quindi è anche un bel premio, perché fare quarti a Rally Lana credo sia un bel premio, certo. Ecco, questo da dire. Quindi Federico Santini e Marco Barsotti, sesti classificati Alessandro Bocchio e Leonardo Marzilli, settimo un'altra bella prestazione, quella di Davide Negri e Roberto Coppa, che hanno fatto anche loro una bella Negri, gara. Tra l'altro lui è uno che ha corso anche con le storiche, ha una conoscenza, sì, del realismo biellese importante. No, tra l'altro notavo di Alessandro Bocchio non lo presentiamo oggi, insomma, no. Ha avuto un trascorso spaziale con le due ruote motrici, con le Super 1600, ma sì, poi non è indietro. E avremmo da raccontarne di Alessandro, vedo specialmente, mi viene da pensare tutto in un'altra dello Sorano, sono state delle gare, ecco, se oggi abbiamo Ivan Carmelino, se abbiamo Davide Caffoni, c'era anche Alessandro Bocchi, certo. Onore al merito anche per lui, per quello che ha fatto. Ottavi assoluti, un canavesano, Cristian Milano, che è stato nostro ospite nella scorsa, sì, puntata, quindi l'abbiamo portato bene evidentemente, ottavo classificato insieme a Gloria Andreis. Cristian Milano che sarà protagonista proprio in questo fine settimana del Rally di Roma Capitale, come ci aveva anticipato nella scorsa puntata, insieme questa volta al suo storico navigatore. Bravi, sono contento perché effettivamente è un bel modo per uscire dai canali della zona, uscire anche in una gara che comunque ha un fascino spaziale, perché comunque stage sul Colosseo, insomma, la vetrina è di grande respiro. E quindi credo che per loro, magari chissà che possa anche farli intervenire nel post-gara, comunque è una cosa che possa portargli nel proprio curriculum un qualcosa che si porteranno a lungo, perché comunque una gara così rimane. Tra l'altro loro avevano già partecipato al Rally di Roma Capitale, se non erro, bisogna dare già la mano, però sia già la seconda. Comunque, in ogni caso, in bocca al lupo a loro. Non dirlo, faccio io in bocca al lupo, siamo perché lui ultimamente gli in bocca al lupi non portano molto bene. Noni classificati Lorenzo Grani e Samantha Grossi, e decimo chiude la top 10 Pierangelo Tasinato ed Elena Zeffiretti. Lorenzo Grani e Samantha Grossi, tra l'altro, saluto Samantha perché oltretutto abbiamo scritto insieme su dei giornali in passato, quindi okay. Saluto Samantha, una conoscente, e sono contento che continua nel settore, oltretutto con ottimi risultati, perché con Lorenzo Grani è da un po' di anni che sono sulla scena con l'Rally 4 e in questo trofeo nel TTR, si è inserito nella top 10 insieme alla Rally 2. Sono riusciti a crescere molto bene già nelle passate edizioni, e oggi avere un risultato così, ottenere un risultato così nelle strade biellesi, loro che di Biella non lo sono, certo, devo dire che non era il merito, perché il risultato parla chiaro, quindi top 10 per loro e vittoria di Rally 4.
Ricordiamo, l'abbiamo detto prima, che il Lana era valido oltre che per il tier e la CRZ zona 1, era valido anche come tappa del Trofeo Suzuki. Trofeo Suzuki, la cui gara è stata giudicata da Alessandro Forneris e Mattia Rodighiero. Che quindi conquistano sì, un altro tra pezzettino. L'altro, mi permetto una battuta sul Trofeo Suzuki, quest'anno è un trofeo veramente, veramente tirato, dove se non se ne stanno dando santa ragione, c'è dalla piccola, poi arriva Fichera, poi c'è Pellè, quindi sono molto racchiusi in pochi punti e sarà un campionato, credo, che si giocherà fino agli ultimi chilometri. E adesso ci sarà poi credo Mille Miglia, poi sarà, sì. Insomma, ci sono le tappe quasi autunnali e per chiudere un po' la serie, però penso che ci faranno divertire fino alla fine, perché è stato come al solito i trofei monomarca Suzuki sono tirati. Gli ultimi anni sono stati vinti da Matteo Giordano quasi in scioltezza, ma quest'anno credo che è un anno molto più combattuto ed è anche più vincente per, certo, per chi ci sta partecipando, esatto. E adesso direi di mandare in onda le immagini dei primi tre classificati assoluti. Allora Andrea, partirei da te, sì. Facendo un po' un punto su quello che è il presente ma è anche il passato, tuo recente passato. Andrea, tu arrivi da un trascorso non solo nei rally ma anche nello slalom. Sì. Ti ricordo da molti anni fa con la Radical, come se non mi ricordo sì. se si corretto che si dice così, ma e quindi diciamo una disciplina parallela ai rally, a volte meno conosciuta, ma che dà l'opportunità a tanti ragazzi di avvicinarsi al motorsport e che ti ha regalato tante soddisfazioni e tanti successi assoluti. Se vuoi partire di qui e poi andiamo avanti. Sì, mi leggo al tuo discorso. Secondo me la disciplina migliore per entrare nel mondo dei motori, a quattro ruote ovviamente. E a volte è molto sottovalutato come disciplina, quando in realtà è molto impegnativa, a me ha fatto crescere molto a livello proprio di guida, di sensazioni, è molto tirata come disciplina, in alcuni casi posso dire più dei rally, nel senso in alcune situazioni, ovviamente sono prove veramente corte, vanno dai 3-4 km ripetute, e quindi veramente un errore di un decimo, due possono ribaltare la classifica, quindi si può capire che è veramente tirata. E diciamo che ho preso questa decisione di passare i rally perché ultimamente, diciamo, il livello era sceso leggermente. Io parlo del Nord Italia, perché è una disciplina
che dal centro-sud è veramente praticata. È praticata tantissimo, il livello è veramente alto, tutti i migliori della disciplina sono da centro-sud Italia, e quindi anche per noi seguire un campionato italiano era molto difficoltoso, perché l'80% delle gare era giù, e quindi costi di trasferimento, tempi, perché poi lavorando purtroppo non è facile seguire un campionato italiano di quella portata. Mi sono tolto delle soddisfazioni, sì, è vero, ho vinto anche una gara di campionato italiano, ho vinto un'assoluta ad Este, in Padova. Diciamo, ho cercato di fare... Sì, poi ricordo dei successi a gare su San Bernardo. Sì, Garesso, la Sosa Moncinisio, l'ho vinta più volte. Le classiche storiche. Sì, le storiche della zona, quelle diciamo che le ho vinte. Ho fatto la Cesana Sestere come salita, vincendo anche lì le moderne. Moderne, sì, storica la Cesana. Sì. E anche lì una bellissima esperienza. E, diciamo, a fine trascorso slalom si stava valutando se passare a fare salita. Salita piena, diciamo. Piena, sì, libera, le cronoscalate, diciamo, oppure passare nelle rally. Voglio spezzare una lancia a favore di Mario Trolese, che mi ha, diciamo, mi ha tirato dentro al rally di Castiglione negli anni passati, perché ho fatto due edizioni. Mi ricordo. La prima edizione era ancora negli anni che si faceva nel periodo freddo, diciamo, invernale. Ed è stata un po' traumatica, perché nelle prove del mattino e della sera era veramente tosta, perché le strade erano ghiacciate. E poi 2 anni fa ho fatto, diciamo, l'ultima mia edizione da slalomista ancora, e dove ci siamo giocati la classe e fino all'ultimo. Ho detto, perché non provarci? E allora così, piano piano, ci siamo avvicinati ai rally. E con l'aiuto proprio di Mario Trolese mi ha dato un po' di dritte, sì, giorno per giorno. Credo che comunque le difficoltà ad adattarsi allo slalom aereo ci sono, perché sì, lo slalom è una disciplina molto molto diversa. Devo dire di sì, infatti già solo avere una persona a fianco è stato diciamo il primo passo più difficile. Poi il secondo passo difficile per me è fare prove lunghe intesi oltre i 4 km, perché ho sempre fatto quello e mi sembravano infinite. Nello slalom vai tutta memoria, nei rally memoria zero. Improvvisare. Quindi ci sono state un po' di cose che mi hanno creato non poche difficoltà. E per ultimo lo sporco, vediamo proprio i rally di lana. La prova dei lock è stata... Sì. È stata per me molto difficile. Michela, tu invece hai iniziato così. Così. Faccio una gara e smetto. Sì, infatti, faccio una gara e smetto, invece non è proprio andata così. No. Ha fatto una gara e poi... E poi la cosa ha preso piede sempre di più e... Siamo qua. Siamo qua in veste anche di campioni. Sì. Quest'anno ho deciso di partire dal Val Merula come gara test con la mia nuova navigatrice, appunto. Anche perché non avevamo il ronde, esatto, a inizio anno, quindi non avevamo la neve. Per andare giù. Abbiamo fatto questa gara test e poi siamo partiti con le gare della zona 1, quindi abbiamo fatto Alba, gara molto impegnativa, anche se ho fatto metà trasferimento, però vabbè. Mi ricordo ancora quando Tiziana ce lo raccontava. Sì. E passavate dopo 3-4 ore del viaggio. Esatto, e comunque è stata una gara che mi ha insegnato molto, perché io su quelle strade non avevo mai guidato. E poi dopo abbiamo fatto il Valle d'Aosta, che è la gara che ti piace di mi più. Piace di più. E poi abbiamo fatto il Val di Ossolane. Anche quella è una gara molto bella, strade molto belle. E poi abbiamo fatto l'Lana, molto impegnativo come ho già detto. E adesso... Torino. No. No, adesso facciamo una pausa, vado in vacanza anch'io. Tutti in ferie. Tutti in vacanza e poi ci ripensiamo a settembre.
e poi sicuramente andremo in finale a novembre. Bene, benissimo. Gli organizzatori d'agosto, che i gradisti ad agosto vanno in vacanza. Loro. Noi e gli organizzatori no. Ecco. Che se gli organizzatori devono fare le gare, qualcuno dovrà raccontarle, quindi in vacanza noi. Voilà. Stoppiamo. Io adesso lancerei le immagini dei primi classificati di ogni categoria di questa 37esima edizione del Rally Lana. We'll be right back.
di zona, alla fine i classificati, alla, essendo che Corrado Pinzano è stato, si è purtroppo eliminato per problemi tecnici, tutti i classificati della classifica assoluta fanno parte del... Ah, sicuramente sì. Fanno parte del, quasi tutti, del CRZ della zona 1. Sì, tra l'altro, apro una parentesi, Corrado Pinzano è cresciuto nella CRZ. Certo, ed è quasi... ricordo un anno, forse l'anno di Modena, ha rischiato anche di vincere la finale, poi l'ha vinta a Como qualche anno prima, insomma, è stato un protagonista per tanti anni, poi certo. la sua mira è stata quella di crescere e ha fatto bene, perché effettivamente certo. Il talento e la capacità ci sono, e quindi è giusto che sia andato avanti. Diciamo anche nelle altre classi, bene o male, non ci sono state grosse novità. Se non altro, nella classe A6 purtroppo dobbiamo registrare il primo out, la prima gara in cui Fabricave non prende punti, perché purtroppo sulla prima speciale, dopo solo 8 chilometri, ha avuto un problema, vero Michela? Con il suo col motore che si è incendiato, grazie a Dio sono riusciti subito a spegnerlo, ma il che ha significato la fine esatto. Di e questa gara. La squadra che saluto. Salutiamo. Era molto, molto arrabbiato per questo, anche perché era arrabbiato lui ed erano arrabbiati i tifosi, perché eravamo tutti lì in attesa dei numeri più alti proprio anche per lui, e purtroppo no. Quanti cavi servirebbero? Quanti cavi servirebbero, sì, davvero. Adesso lanciamo un meme. Sì, potrebbe diventarlo. Quanti cavi servono, non direi. Potrebbe diventarlo. Gli altri protagonisti, sì. Bene o male, non so se vuoi dire qualcosa tu. Ma no, dicevo, mi è spiaciuto tantissimo, visto che parlavamo di N2 con Michela, per Andrea Ferrero e Matteo Gonzarino, perché hanno dovuto alzare bandiera bianca, anche loro per un ritiro meccanico, ma erano riduci da due successi assoluti. Certo. Consegnandolo a Colombo, se non erro, il bim della vittoria. Spiace, complimenti a loro, ci mancherebbe, spiace per Andrea, perché credo che era veramente il suo anno, aveva trovato quel qualcosa che dici, boh, quest'anno va tutto bene. Quando pensi che vada tutto bene? No, certo. In questo mondo. Della Rally 4 abbiamo parlato di Lorenzo Grani, abbiamo parlato di Andrea Grammatico che abbiamo qui in studio, quindi tra l'altro ecco, se vuoi... Avrai confrontato i tempi di Lorenzo, anche tu, insomma, Lorenzo è un bel riferimento. È un ottimo riferimento, Lorenzo... Quasi da campione italiano. Sì, 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 assolutamente, è un ottimo riferimento e l'abbiamo, passatemi il termine, utilizzato da certo. Riferimento in questa gara. E diciamo che nelle prove del venerdì sera avevamo un ottimo passo, anche nei suoi confronti, ed eravamo molto vicini, davvero molto vicini, non pensavo neanche io. E invece nelle prove del sabato, che erano diciamo quelle un pochino più sporche, un pochino più bruttine, io ho pagato un pochino di più. E difatti voglio fare i complimenti a Lorenzo, perché è lì che si è vista la differenza, ecco, di esperienza e di passo. È tanti anni che investe su quella macchina lì, tanti anni che Lorenzo è in pianta stabile, quindi certo. È chiaro che ha quella cosa lì. Però dico... Anche a livello di CRZ tu hai dimostrato di essere tra i protagonisti. Ricordiamo una categoria, la Rally 4, e ci tengo a sottolinearlo che è alcuni anni a questa parte che ha preso un certo sì. Indirizzo, no? E prima di te sono passati personaggi di un certo livello. Mi viene da pensare a Stefano Santero, che poi certo. È andato anche nei campionati italiani. È passato Cristiano Fenoglio, insomma tanti personaggi che adesso troviamo nelle classi regine, però hanno regalato delle grandi emozioni, e la zona 1 continua, come la prima zona o zona 2 che sia per via della divisione di quest'anno, sì, continua a regalare grandi emozioni. Assolutamente. E questo fa onore a una categoria che è partita in un certo modo, perché c'erano le R2 aspirate, è cresciuta, è arrivata quella Rally 4, che oggi è una macchina di eccellenza per le due ruote motrici, si può dire, quindi sì. Quello è. Certo. Dai, Michela, lui ha utilizzato Lorenzo come... Tu chi hai utilizzato? Hai qualcuno? Faccio una precisazione, una volta avrebbe avuto Caveglia.
Cale. Sì, una volta sì. Una volta avremmo avuto un bel punto, adesso abbiamo capito. In realtà i miei avversari sono molto bravi, molto forti, e sono Colombo, De Marco, Ferrero anche, e vi saluto, e loro sì, hanno sicuramente più sono dei buoni punti di, dei buon dei punti, buon punti di riferimento, assolutamente, sicuramente hanno più esperienza e io li seguo, cerco di seguirli. Inseguirli e di superarli. Okay, inseguirli. Il prossimo obiettivo è superarli. Sicuramente. No, io facciamo ancora una domanda ad Andrea. Perché il prossimo anno forse avremo una macchina italiana, se così si può dire, in questa categoria, la Rally 4. La Y che sta crescendo, nel senso stanno sviluppando sugli asfalti francesi, gli strati francesi. Però la nota positiva è che a curare il progetto c'è Eugenio Panzetti, che è una figura di Peugeot e Citroën italiana da tanti anni, da quando c'è stato Andrea Gucci, insomma. La speranza, e qua mi collego al discorso, è che il prossimo anno arriva veramente un trofeo che già nelle altre nazioni c'è, Stellantis Rally Cup, che certo. Porti tutte queste vetture Rally 4 in un'unica campionato. Se vuoi in una sola battuta dire una tua opinione su questo discorso. Diciamo che si vocifera di questa cosa qua, è una cosa che speriamo in tanti che esca fuori, diciamo in modo reale, perché secondo me, come hai detto prima, una categoria è proprio la categoria che ti porta poi alla categoria più alta, top. Sì, soprattutto qualche anno fa c'era la 7 quando c'erano i gruppi, certo. E quindi il trofeo vuol dire le cose fatte ancora meglio di come sono fatte adesso. Quindi io sono speranzoso in questo. Vedremo chi avrà il coraggio di portarlo in gara anche in Italia. Anche quello è un altro discorso, perché anche lì bisogna capire la vettura nella realtà dei fatti com'è. Sembra che sia molto simile ovviamente alla 208, però in realtà poi le macchine non sono tutte uguali, certo. Quindi anche lì bisognerà provarla, capire, e poi se esce un trofeo, qualcosa che faccia crescere anche dei giovani, non sarebbe una cosa negativa. Siamo in chiusura di questa sesta puntata di Chiacchiere da Rally, ringraziamo i nostri ospiti con i quali io vorrei ancora scambiare due parole. Solitamente quest'ultima parte è dedicata agli obiettivi futuri. Una parte l'abbiamo già detto, a parte le vacanze, quindi vacanze a parte. Abbiamo detto la finale, appunto, per tutti e due. Abbiamo quasi oltrepassato metà stagione, ci avviamo alla chiusura di questa stagione 2024. 2025, punto interrogativo, c'è già qualche non so... Domanda spigolosa. Alla quale nessuno risponde. Michela, dai. In realtà non ci ho ancora pensato, però mi piacerebbe continuare in questo con 106N2 della Vimat Racing, provare ancora un anno a fare il CRZ1. Vedere di Mattia Violante nel frattempo. Ciao Mattia. Vedere di riuscire a crescere e raggiungere i miei avversari di punta e ovviamente continuare a fare bene nel femminile. Certo. Tu Andrea? Diciamo che gli obiettivi sono simili, nel senso la crescita è la prima cosa che mi viene in mente, e poi per il prossimo anno sinceramente ancora non abbiamo pensato seriamente a cosa fare. Di sicuro rimarremo in Rally 4 per crescere. E poi a livello di campionati, trofei, non lo sappiamo. Vabbè, ancora. quello sulla Y. Speriamo. Glielo auguriamo. Un po' di fiducia, perché qua sembra che... Glielo auguriamo. Ah, una macchina francese, una macchina di qua, di là, no. Vedremo. Una macchina un po'... Mai dire mai. Quindi il Rally Lana va in archivio anche lui, ormai
li stiamo archiviando. Noi vorremmo tutti. Andare in vacanza, ma non possiamo andare. Non possiamo andare in vacanza perché il caro amico Voltan ha deciso di fare il rally chiamato Cittadasti appunto il 3-4 agosto. Lo ringraziamo, tra l'altro. No, scherzi a parte, sono molto contenta che riesca comunque portare in scena questa competizione, sì, a cui lui teneva particolarmente, ci teneva l'anno scorso, investe un po' in un formato un po' diverso. Diciamo che è riuscito e quello... E quindi gli va comunque tanto di cappello per la tenacia e la grinta con il quale... Gli va dato il merito di aver chiuso un cerchio, perché il loro obiettivo era portare la linea nella città di Asti, e loro nella città di Asti ci sono arrivati. Certo. Quindi tanto di cappello, perché comunque entrare nelle grandi città, e mi ricollego al discorso di Biella, è sempre più difficile. Quindi un applauso agli organizzatori e alle amministrazioni per riuscire a... Diciamo che sono amministrazioni con lungimiranti, no? Quindi che hanno ampie vedute anche quello che poi il rally può portare, ossia il turismo, certo. L'indotto, tutto quello che c'è intorno alle strutture ricettive, alberghiere, che spesso... Io dico sempre che il rally deve abbracciare il territorio e non il contrario, quindi certo. È importante che le due cose devono... Secondo rally ad agosto, che passerà proprio qua... Finalmente non dovrò fare chilometri e chilometri, centinaia di chilometri per andare sulle prove. E la città di Torino che torna in canavese con tre prove. Se vuoi dirle tu, le dico io. No, dirle pure tu, però io sottolineavo il fatto che si parte da Veneria, la Reggia come cornice anche lì. È una cornice importante, e poi un itinerario rivisto con le valli di Lanzo e verso il Canavese. Lanzo torna a essere, come ragionavamo qualche anno fa, centro del parco assistenza, del lead quarter, come si dice in inglese, della gara canavese. In inglese. Quarter è più italiano. Quindi e sicuramente sarà una gara che riporterà città di Torino in una veste magari più propensa a qualcosa di quello che abbiamo imparato negli anni, e che torni ad esserlo, perché obiettivamente è stata una tappa, ricordiamo tra l'altro cose del campionato italiano 2 litri, quindi certo. I vari Renato Travaglia, Luca Cantamessa negli anni hanno fatto la storia di questo rally e di queste strade. Quindi noi vi salutiamo i nostri ospiti, grazie di essere stati, di aver accettato il nostro invito, di essere stati con noi. Ringraziamo anche chi ha piacere di ascoltarci queste serate estive invece che andare al bar. Oppure va al bar e poi ci riascolta. In ogni caso noi in andremo magari anche in ferie, ma mi raccomando, se siete in spiaggia sapete cosa guardare, tanto su YouTube andiamo in onda, quindi ci sono 6 puntate da guardare, e torneremo quindi dopo il rally Città d'Asti, quindi non mancherà molto che torneremo quindi nei nostri studi con altri protagonisti a raccontare la storia, le storie, le loro storie e la competizione in sé. Sì, e questo è il nostro obiettivo alla fine. Importante è che ne vada della visibilità del nostro sport, come ho sempre detto, che è la priorità in questo tipo di trasmissione. Quindi noi vi salutiamo, io vi ricordo come sempre di continuare a seguirci su Obiettivo News, su NTV Web e su tutti i nostri canali social. Ciao e a presto! Ciao! Ciao!